Eccoci con un altro meraviglioso episodio di Gio Consiglia. Ho riflettuto molto su una cosa. Io non ho la televisione, ho deciso per scelta di non avere la televisione perché trovo che sia un mezzo di informazione a volte un po' fuorviante. Inoltre non ci sono grandi programmi che guardo in televisione. In televisione guardo veramente solo pochissime cose. La domanda che mi pongo è: dove posso trovare delle informazioni attendibili su cultura generale, su vari argomenti? Si può tranquillamente andare su YouTube o su Instagram. E adesso infatti io vi consiglierò dei canali di cultura generale di vari argomenti che potete andare a vedere se volete informarvi su un argomento piuttosto che su un altro. Sono dei canali che io seguo da un bel pezzo e che trovo estremamente utili. Ovviamente di tutte le persone che io vi porterò in questo video vi lascio qua sotto i loro profili social in modo che voi possiate in maniera abbastanza immediata andarle a cercare. Partiamo da un argomento che normalmente è un po' lontano da me, ma che ho scoperto mi interessa particolarmente, che è la scienza. La prima personcina che vi porto per questo argomento è una ragazza che si chiama Milena, che ha un canale YouTube, un profilo Instagram e la trovate in generale su moltissimi social. In generale io mi sento con lei su Instagram e abbiamo indirettamente collaborato tempo fa per una books review, la books review di Briciole di Alessandra Racchi. Avevo appena visto un suo video dedicato ai disturbi alimentari nel quale argomentava la cosa in maniera molto scientifica e molto precisa anche, e per questo ho deciso di portarla in questo video. Lei di sabato porta un format che si chiama il sabato scientifico, nel quale attraverso le storie di Instagram i suoi follower, tra cui anche io, possono scegliere un argomento scientifico che lei poi va ad approfondire appunto in un video più o meno lungo. Una ragazza che sa esattamente quali punti toccare e in che modo farlo senza annoiare, soprattutto ti dà un quadro generale appunto di un argomento che può essere più o meno utile alla tua cultura generale, quindi assolutamente playlist da andare a vedere assolutamente. Sempre per quanto riguarda la scienza, io non posso che nominarvi una persona e un format del quale mi sono innamorata ormai diversi anni fa. Barbascura X, l'avrete già sicuramente sentito nominare, ma se non l'avete fatto, la prima cosa che dovete fare è andare sul suo canale e andare a dare un'occhiata alla sua playlist di scienza brutta. Ha un modo veramente molto divertente, molto particolare per darci effettivamente delle informazioni utili per determinati argomenti scientifici, in particolare per argomenti di chimica e biologia. È molto accurato, anche lui ti dà un quadro generale sull'argomento che sceglie di portare sul canale, ma soprattutto il modo in cui edita i video, che durano tantissimo ma volano perché tu li guardi e ti perdi completamente, ti fa morire dal ridere, ma nel farti morire dal ridere ti dà delle informazioni molto utili per la tua cultura generale. Si concentra molto spesso su animali che magari noi adoriamo e lui ce li smonta completamente, cerca anche di soffermarsi su argomenti di attualità. In quest'anno che abbiamo passato lui si è concentrato molto sul tema del Queen Virus e ho trovato i suoi approfondimenti davvero molto più utili rispetto a tante informazioni spaventose che giravano tra Facebook e appunto YouTube. Lui ha due canali, uno si chiama Barbascura X che è il canale principale, e invece su Barbascura Extra lui fa video un po' più chiacchiericci, ecco, ma comunque che ti danno lo stesso delle informazioni molto importanti. Andiamo su un argomento che unisce la scienza con l'alimentazione. Sapete che il tema alimentazione è un tema che mi sta molto a cuore, alimentazione, nutrizione, scienza del cibo. Per il mio passato è comunque un argomento che mi interessa approfondire anche per vivere meglio io. Vi porto prima di tutto un doppio canale perché si tratta di due canali ben distinti, uno che seguo per diversi motivi ma anche per questo in particolare e l'altro che ho scoperto da poco perché non pensavo di trovarlo su YouTube. Parliamo di Gemma Cocca. Gemma Cocca è una ragazza molto carina, molto spigliata, solare, semplice, che porta sul suo canale YouTube e sul suo profilo Instagram diversi argomenti. Ma uno dei format che mi interessa di più vedere sul suo canale sono due playlist che trovate appunto sul suo canale, che sono A lezione con Papi e Intervista col Papi, perché suo padre è Giuseppe Cocca, ovvero il primo dottore in Italia a occuparsi di igienismo naturale, una tecnica diciamo quasi omeopatica naturalista per seguire una dieta piuttosto che comunque scegliere il modo di alimentarsi. Gemma Cocca e Giuseppe Cocca, essendo padre e figlia, collaborano molto spesso e
ti danno approfondimenti anche su falsi miti, ti aprono gli occhi, diciamo, su quello che mangi, su quello che decidi di mangiare perché vuoi dimagrire, su un metodo magari che utilizzi per dimagrire o per mangiare meglio. E mi piace molto questo connubio tra una mente giovane che comunque ha i suoi dubbi e le sue priorità per quanto riguarda l'alimentazione e un dottore alla fine che ti dà delle informazioni sicuramente attendibili. Sempre per questo argomento scienza e alimentazione io non posso che nominarvi Dario Bressanini, a cui mando un grosso abbraccio perché so che sta vivendo un momento abbastanza critico. Si occupa appunto di scienza e alimentazione, così come il signor Giuseppe Cocca e Gemma Cocca. Lui in particolare si sofferma sui falsi miti dell'alimentazione, quindi ti svela, diciamo, i segreti dietro a quello che può essere un marketing, una pubblicità fasulla, un messaggio pubblicitario anche fuorviante rispetto a quello che è nell'effettivo il prodotto, la commercializzazione del cibo, la composizione chimica del cibo anche, insomma, ti dà delle nozioni veramente vastissime su tutti i tipi di alimento. Ha fatto tantissimi video che potete tranquillamente andare a trovare e recuperare sul suo canale, che sicuramente vi daranno delle nozioni molto più utili rispetto a, appunto, come dicevo prima, ai vari link, diete miracolose e cose del genere. Io personalmente mi fido ciecamente di quello che dice. Cambiamo completamente argomento. Io sono una persona che nella vita risparmia, ma che ha fatto un percorso per il quale è arrivata a capire come risparmiare nella maniera più giusta, perché io nasco spendaccione. Da piccola, quando avevo appena 2 euro, li andavo a spendere così senza pensare. Crescendo chiaramente mi sono responsabilizzata e ho capito come fare. Lo spunto anche per capire come risparmiare e dove andare ad acquistare le cose, come acquistare le cose, un budget da tenere, come gestire in generale il mio denaro, me l'ha dato Marcello Ascani. Marcello Ascani è un youtuber ormai abbastanza affermato, molto giovane anche lui, quindi mi dà anche un esempio più vicino a quello che sono io come persona in questo mondo che sembra schiacciarci a livello economico. Ti dà vari spunti di riflessione per quanto riguarda il risparmio, l'investimento, le risorse economiche che puoi avere e che puoi non avere, come spendere bene i tuoi soldi e come no. Insomma, ti dà un quadro generale, in linea di massima, sulla gestione del denaro, su come investire e come risparmiare. Quindi io, soprattutto per i giovani, lo trovo molto utile, perché quando andiamo a chiedere nel mondo reale, diciamo, delle informazioni su come fare una determinata cosa, ci vengono proposte delle trafile noiosissime, incomprensibili, e spesso abbiamo paura di farci fregare, perché già ci frega il mondo, figuriamoci poi nello specifico. Sicuramente è un'ottima linea guida Marcello per capire in questo mondo come andare a sfruttare bene le tue risorse economiche. Un profilo che riguarda la psicologia, quindi un argomento che a me interessa tantissimo. Se seguite i miei video sulle letture sapete che i saggi di psicologia, pedagogia, sociologia, tutti i GIA che potete immaginare, mi affascinano tantissimo. Ho scoperto questo canale un annetto fa e me ne sono innamorata, tipo mi sono vista tutti i video precedenti nel giro di un mese più o meno, e adesso li seguo regolarmente ogni volta che escono. Il canale in questione è quello di Just Mick, alias Nicco Delli, che appunto porta sul suo canale argomenti di psicologia proprio a livello scientifico, quindi spiega meccanismi della mente in determinate situazioni, ti spiega determinate situazioni come è consigliabile affrontarle, come funziona l'umanità in generale, come si approccia l'essere umano a determinati problemi. Ovvio che sono delle cose a livello oggettivo, e poi la soggettività è un'altra cosa, quindi ognuno poi affronta le situazioni in un modo o nell'altro, ma ci sono dei meccanismi che io ho scoperto grazie appunto a Smic, che sono automatici perché propri della natura umana, quindi mi ha aiutato in determinate situazioni a capire e ad approcciarmi meglio a quella data situazione. Se vi interessa l'argomento psicologia, io ve lo consiglio caldamente, anche perché poi io ovviamente dopo aver visto Just Mick mi sono andata a cercare altri canali di psicologia, ma nessuno mi ha soddisfatto come lui, perché lui ha un modo molto più divertente, più ludico di insegnarti determinate cose per l'argomento che gli compete, quindi sicuramente molto più leggero, più di intrattenimento, e intrattenendoti comunque ti dà anche delle nozioni molto importanti. Un canale che io ho scoperto anche questo più o meno un anno fa o anche un po' prima, che prima guardavo sporadicamente ma adesso mi sta appassionando parecchio,
è il canale di Vivi Everyday, si occupa di storia, ma non storia solo in senso ampio, quindi quella che ti spiegano a scuola. Lei ti dà, oltre che questo, anche delle nozioni molto interessanti sulle curiosità di ogni data epoca. Infatti tu vedi sul suo canale diverse playlist che si chiamano Pazza Epoca Vittoriana, Pazza Cina, Pazzo Egitto e cose del genere, nel quale tu puoi appunto andare a informarti in maniera anche qui più leggera, tra virgolette, perché comunque ci sono delle cose veramente sull'epoca storica che preferisci, quindi comunque ti dà delle informazioni storiche molto accurate perché è un'appassionata, però non quelle che ti danno a scuola. In più però, se ancora andate a scuola o comunque magari dovete prepararvi un esame su un determinato periodo storico, cose del genere, Vivi Everyday vi darà sicuramente degli ottimi spunti di riflessione e degli ottimi punti di partenza per le vostre ricerche. Quindi un canale veramente imperdibile se vi piace la storia, ma anche per chi come me non amava la storia quasi per niente e adesso invece si ritrova a vedere ogni video praticamente appena escono. In ultimo ho tenuto quello che forse ci interessa di più come argomento, almeno a noi giovani, che è argomenti di attualità. Anche qui molto spesso tramite appunto i media, i canali di comunicazione delle potenze mediatiche, veniamo bombardati di informazioni di attualità più o meno attendibili. Su questi canali che vi sto per andare a proporre sicuramente troverete pane per i vostri denti se volete informarvi approfonditamente su determinati argomenti di attualità, e soprattutto anche qui vi daranno degli spunti di riflessione per vivere il nostro presente senza farci fregare dalla notizia farlocca o cose del genere. La prima persona che vi suggerisco è Iris Babilonia. Iris l'ho scoperta da relativamente pochissimo tempo, però mi affascinano moltissimo i suoi video, che sono lunghissimi, però anche qui, mentre fai i mestieri, mentre fai le cose, al pari di un telegiornale, comunque tu puoi approfondire un determinato argomento che magari tu hai visto, per dire, su Facebook, hai visto una testata e dici, oh mio Dio, cos'è successo? Vai a cercare di approfondire e trovi versioni troppo diverse perché possono essere attendibili. Invece Iris fa un lavoro di studio del caso X, di cronaca nera, di cronaca generale, di attualità in generale, e ti dà un quadro molto più completo di quello che può essere un caso che ti interessa, qualcosa che è giusto comunque che venga passato, perché le notizie di attualità e di cronaca comunque è giusto che vengano passate al pubblico più vasto possibile, e lei ha un modo, oltre che molto divertente, ma anche molto serio, di proporre questo dato tema di attualità ad un pubblico più giovane, e io trovo che sia geniale nel modo in cui si esprime. Un'altra persona che vi voglio suggerire, ma qua farete forse un pochino più fatica a trovare sul suo canale i video di cui vi sto per parlare, è Sara Boero. Sara Boero la seguo da praticamente quando ho aperto il canale e ho iniziato a seguirla con i suoi video che andavano a parlare, discutere dei commenti sotto a dati post su argomenti di attualità, che fossero appunto di cronaca nera, alcuni sconcertanti. Questi video erano abbastanza ludici, però poi, continuando a seguirla, mi sono accorta che lei si dedica molto spesso a questi fatti di cronaca e attualità, anche lei in maniera seria, perché ti fa capire la serietà della cosa, però ti fa anche capire il lato un po' più ludico della cosa. Soprattutto va a sbugiardare i media, i grandi mass media, per quanto riguarda la pubblicizzazione di un dato fatto. Quindi anche Sara Boero è una personcina veramente da seguire, secondo me. Ultimo format che vi porto per questo Gio Consiglia, che è diventato lunghissimo nel frattempo, è Quasi Di. Quasi Di lo trovate, io vi lascio qua sotto anche il sito ufficiale di Quasi Di, ma io personalmente da profana l'ho scoperto tramite YouTube e trovo che sia stato geniale da parte di Lenia Zodiaco, che è una delle due ragazze che gestiscono questa rubrica, postare i podcast su YouTube, perché comunque così hanno racimolato un pubblico molto più vasto e in questo caso è assolutamente giusto spammare questo tipo di video. Come dicevo, Lenia Zodiaco e Valentina Tomic sono due ragazze che potete trovare ovviamente anche su Instagram, che si sono messe a collaborare per creare questo podcast che si concentra su temi di attualità da proporre ad un pubblico giovane. E anche qui
utilissimo, come quelli che vi ho elencato fino ad adesso, un format veramente utilissimo. Io, grazie a questi video, ho avuto una visione molto più chiara di determinati problemi che affliggono la società, senza annoiarmi e senza perdere l'interesse appunto per determinati argomenti. Trovo che QuasiD in questo caso sia uno dei format migliori per potersi informare sui problemi più vasti possibile che riguardano la nostra società del 2000. Ormai vi suggerisco di dare una possibilità a tutti i canali che io vi ho proposto. Se vi interessano gli argomenti, spero di aver fatto cosa gradita, di avervi suggerito i canali giusti, ma se me ne sono dimenticata qualcuno che voi ritenete molto utile per la vostra formazione culturale, consigliatemelo qua sotto nei commenti. Vi ricordo che qua sotto nell'info box, oltre a tutti i miei social, potrete trovare ovviamente i rispettivi canali e profili Instagram delle persone che ho nominato in questo video, poi mi farete sapere com'è andata. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su, se pensate che questo gioco consiglia possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio sulla piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 16 di gennaio con la prima reaction del 2021. Invece il prossimo gioco consiglia sarà il 4 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!